Me la fai tenere. Buongiorno, bentrovati su House News TG Casa. Siamo arrivati traferati alla diretta perché da ieri mattina sono tornato un uomo libero dalla quarantena e quindi arrivo in corsa dal comune dove abbiamo appena fatto una riunione di staff con i responsabili dei vari servizi e la giunta per mettere a punto alcune delle questioni rispetto alle prosecuzione dell'emergenza legata al coronavirus e il fatto che per ancora, credo, 2 o 3 settimane dovremo vivere una vita assolutamente diversa da come eravamo abituati a fare, quindi insomma anche l'attività dell'ente aveva bisogno di essere riorganizzata in modo da poter garantire il presidio delle tante attività che competono al comune, ma nel contempo dare la possibilità a quanti più lavoratori e dipendenti è possibile di fare lavoro in remoto. E abbiamo subito un saluto da fare ai bimbi di Luca Salardini che ieri hanno fatto un bellissimo video, lo hanno postato sul mio profilo personale, nel diario, non la pagina Facebook, e lì lo trovate, con un video, un disegno che ci invita a stare a casa per superare l'emergenza del coronavirus e nel frattempo ci incoraggia rispetto alla vittoria finale sul virus. E poi ci ha scritto il papà di Alessia, che sapete ci aveva detto, dite ad Alessia di chiamarmi, e sì, lo ha chiamato, quindi è una buona notizia. Abbiamo una funzione di servizio anche. Abbiamo moltissime cose di cui parlare. È tornata la Giorgia, che ha finito almeno oggi di fare lezione e ha un paio di notizie molto carine. Partiamo da una segnalazione che ci arriva da Alan, che io condivido moltissimo. Chi può non vada a fare la spesa dopo le 17:30, che è il momento nel quale escono da lavorare le persone che ancora stanno andando a lavorare e magari sul tragitto di casa si fermano a fare spesa. Allora evitiamo gli assembramenti. Chi è a casa perché magari ha attivato il lavoro in remoto, oppure perché il negozio è chiuso, oppure perché semplicemente è un pensionato, vada a fare la spesa in altri momenti della giornata, in modo da evitare per quanto possibile gli assembramenti. E invece Tiziana ci segnala, e fa bene a farlo, forse abbiamo dato troppo presto per vinta la battaglia sull'idiozia e sulla cattiveria. Ci segnala Tiziana che girano alcuni post di quelli buoni per tutte le stagioni, nei quali si dice però il governo e Tizio e Caio e l'altro e questo partito piuttosto che quell'altro. Avete visto che finora in nessuna edizione di TG Casa noi abbiamo citato una sola sigla di partito, perché l'emergenza coronavirus è altro, è una questione che va affrontata come popolo, come umanità e non come appartenenti a un partito. E però Tiziana ci segnala che incominciano a girare alcuni posti in cui si dice che i soldi per le banche ci sono e per fronteggiare l'emergenza no. Allora, niente di più falso. E però in un momento come questo, dico io, nel quale dovremmo stringerci tutti a corte, come recita l'inno nazionale, per fare fronte come popolo e uscire migliori di come siamo entrati dall'emergenza, c'è veramente bisogno di inventarsi la polemica politica. Le risorse per fronteggiare la vicenda del coronavirus ci sono. Noi ne abbiamo raccontate diverse di misure intraprese in questi giorni dal governo, con stanziamenti straordinari, e le torniamo a dire. Allora, aiuti per fare fronte ai prestiti, quasi 4 miliardi per fare fronte alla carenza di liquidità delle famiglie e delle imprese per mutui e prestiti, e poi un ulteriore miliardo per fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono risorse già stanziate. Si sta ragionando a una riduzione delle bollette per tutto il 2020, sto citando come fonte il Resto del Carlino di questa mattina, che fa il punto in maniera molto esaustiva. Dicevo, riduzione delle bollette per tutto il 2020 da attuare attraverso un intervento sugli oneri di sistema. Ammortizzatori sociali, sono tra i 4 e i 5 miliardi le risorse stanziate per la cassa integrazione in deroga per tutti, compresi i soci delle cooperative, i dipendenti di fondazioni nel settore pubblici, dei pubblici servizi e del terzo settore. E aumento del fondo di integrazione salariale per 500 milioni.
e poi fondi straordinari per sostenere il trasporto aereo, che come potete immaginare con tutte le cancellazioni di voli a cui stiamo assistendo è pesantemente, no, metti giù, amore, grazie, metti giù, è pesantemente in affanno. Altre risorse per sostenere il trasporto marittimo, tasse, blocco del fisco, IRPEF e IVA sospese. Si va verso la sospensione di versamenti IVA, IRPEF e INPS per le aziende sotto i 400.000 euro di fatturato nei servizi e 700.000 euro nel commercio. Il decreto, che è in corso di elaborazione e di varo da parte del governo, conferma soprattutto il differimento delle scadenze IVA e ritenute IRPEF previste per lunedì 16 marzo, cioè una scadenza che non esiste più. Alcuni mi hanno anche chiesto giustamente che cosa accadrà per la TAR. Io rispondo per quello che riguarda il comune di Luzzara, ma poi una decisione complessiva sarà assunta dal distretto Bassareggiana in assenza di un provvedimento nazionale, che io credo invece potrebbe arrivare. La TAR, pur se in scadenza, non dovete pagarla. Nel senso, andatela a pagare quando sarete in grado di poterlo fare. Chi può ci vada, ovviamente, e si toglie il pensiero, ma chi dovesse essere in difficoltà, chi non vuole andarla a pagare perché è a casa, non si preoccupi, perché per il comune di Luzzara già adesso, indipendentemente dall'emergenza coronavirus, vale, perché l'abbiamo introdotto alcuni anni fa nel nostro regolamento, che anche il pagamento in ritardo non comporta sanzioni o interessi di mora. E congedi speciali, aiuti per i genitori con i figli a casa, e si sta ragionando di uno stanziamento tra i 650 e gli 800 milioni di euro per andare a sostenere le famiglie nelle quali i genitori sono assentare dal lavoro per custodire i figli che sono a casa da scuola. Tra gli emendamenti previsti, uno riguarda anche la revisione dell'auto. La proposta è di rinviare di 3 mesi la scadenza. E poi c'è il maxi stanziamento per quanto attiene le assunzioni straordinarie che si stanno facendo in ambito sanitario. Qualcuno ha anche detto, ma come? Siamo l'Italia e mettiamo la gente ammalata. Sono state allestite delle tende all'esterno dei nostri presidi ospedalieri, alcuni presidi ospedalieri, ad esempio Guastalla, che è stato individuato come ospedale Covid, perché funzionano come triage, cioè non è che mettiamo le persone nelle tende perché siamo dei pezzenti che non sanno come affronteggiare la malattia o dove curare le persone contagiate, ma è un protocollo studiato dal sistema sanitario pubblico. Le mettiamo nelle tende apposta. Al momento, come ci ricordava ieri Stefano Bonaccini, siamo assolutamente in grado di dare risposta con i posti letto a disposizione a tutti coloro che sono stati contagiati in maniera seria dal virus dal coronavirus. Quindi, per favore, evitiamoci le polemiche inventate. Come istituzioni pubbliche fino a questo momento si sta fronteggiando, io credo, nella maniera più adeguata e opportuna possibile. Fino a questo momento nessuno è stato lasciato indietro. Poi certo, dai decreti si dovrà passare, dagli stanziamenti di... Dovremmo essere tornati, scusate, c'era un problema sulla linea. Dicevo, a Reggio Emilia sono ieri 138 le persone contagiate, 2.263 in tutta la regione Emilia-Romagna, 316 in più rispetto a giovedì. Sono 903 le persone in isolamento a casa perché con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi. Quelle ricoverate in terapia intensiva sono invece 128 in Emilia. Ne parlo perché ci ha scritto Giovanni Trisolini e ha fatto bene a raccontarci che cosa sta accadendo e che cosa è accaduto nel carcere di Reggio Emilia, perché avrete visto anche voi, avrete seguito nei giorni scorsi delle proteste che si sono registrate nelle carceri in diverse città italiane, e è giusto occuparsi anche di questo. Come mai a Reggio Emilia non è capitato che le rivolte, che le ansie, le inquietudini della popolazione carceraria siano sfociate in proteste violente? Perché si è scelta e si è perseguita la strada del dialogo. Dice Giovanni, che è uno degli operatori del carcere di Reggio Emilia, è facile parlare dall'esterno delle reazioni violente di chi è dietro le sbarre. O capiamoci, la violenza è sbagliata, ma bisogna dare risposta a chi è fuori tanto come chi è recluso.
Abbiamo dialogato con i detenuti e attraverso quattro passaggi, quattro azioni, abbiamo fatto sì che le loro ansie trovassero risposta, ansie legate alla possibilità del contagio dentro al carcere. Potete immaginare la facilità con la quale si sarebbe propagata la malattia, dal momento che è molto più difficile poter mantenere le distanze tra un detenuto e l'altro. Le quattro azioni che hanno consentito di gestire la situazione dentro il carcere di Reggio sono state queste. È stato istituito un presidio medico all'ingresso del carcere per monitorare chi entrava e usciva e verificare che non fosse portatore sano del virus. I detenuti hanno collaborato a sanificare gli ambienti e rispettare le norme igieniche. Si sono intensificati i colloqui telefonici, si è introdotta la chiamata via Skype e si sono ovviamente dovute bloccare le attività formative, ma in cambio è stata data l'opportunità ai detenuti di fare più palestre, più vita di campo. Quindi insomma, attraverso queste quattro azioni si è gestita la situazione anche all'interno del carcere. Tra le cose da vedere, grazie Sara, e Veronica, che ci segue sempre insieme a Giuliana e al loro piccolo cane Achille, che è un teppista, ci suggerisce di collegarci al sito arttribune.com. È scritto arttribune.com, perché lì si trovano dal Mambo a Palazzo Barberini, dagli Uffizi alla Peggy Guggenheim Collection di Venezia, tutta una serie di visite guidate multimediali a luoghi d'arte. È molto, molto interessante. Consentitemi di fare, prendendo la segnalazione e la testimonianza che ci arriva da Monica, un saluto a tutte le cassiere e gli addetti dei banchi dei supermercati che stanno lavorando in questi giorni difficilissimi, senza sosta, e anche insomma spesso e volentieri in assenza di presidi di sicurezza straordinariamente elevati. Lo stanno facendo perché capiscono che la loro presenza, il loro lavoro aiuta la gestione delle famiglie in questo particolare momento di stress. E però Monica dice: non tutti hanno capito il senso del nostro stare aperti come supermercati, e magari vengono due volte al giorno per prendere un etto di prosciutto cotto. Ecco, ha ragione Monica, i supermercati sono aperti per l'approvvigionamento di generi alimentari, di beni di prima necessità, ma non significa che io devo andare al supermercato come ci andavo due settimane fa. E quindi stamattina sono andato a comprare il pane, il detersivo, poi mi è venuto in mente oggi pomeriggio, al pomeriggio, che non avevo preso gli yogurt e ci torno. Cerchiamo di andarci un numero contingentato di volte. Un grande abbraccio a tutti gli operatori dei banchi dei nostri supermercati e alle cassiere che stanno lavorando senza sosta, e tra l'altro in situazioni logistiche che ovviamente impediscono che ci sia il metro, metro e mezzo di distanza con il cliente. Mi fermo un attimo qui e lascio la parola alla Giorgia. Sì, allora, la notizia che ho trovato oggi sul Corriere della Sera di oggi è la storia di Lucia Silvestri, in particolare più per quello che è in sé, di come sia partita dal nulla, ma con la sua tenacia e il suo amore per le gemme soprattutto, che ha scoperto fin da bambina, si è arrivata a diventare il direttore creativo di Bulgari. Ma mi ha affascinato per la sua passione e per l'amore per ciò che fa, per ciò che è il suo mestiere. Grazie Giorgia. E Sara, vieni a farci vedere il lavoretto di oggi? Dai! Questo lo faccio io durante la diretta. Bene, vieni. Grazie Sara. Vai! Allora, qua si prende un rotolo di carta igienica finito, poi si colora come volete, poi si mettono due occhi. Poi l'abbiamo fatto con la faccia di un drago. Poi si prende la colla, qua. E noi abbiamo preparato delle striscioline di carta velina che abbiamo colorato. Ok, poi prendiamo tante striscioline di carta velina, come ha appena detto la Jo. Ci mette un pallino di colla piccolo, come mi ha detto prima. Così, in questo modo, vedete che si forma. Vai, inizia a incollare dopo. Incolla... Non tutte, no, giusto.
davanti alla telecamera? Il nostro lavoretto qua è... finito! Ora ti faccio vedere. Portalo davanti alla telecamera. Aspetta, c'è un lunedì disegnato la bocca. Dai, giù. Guardate, qui ora è un drago che sputa il fuoco. Grazie Sara, provate a fare il drago anche voi da casa. Nel frattempo è arrivato un messaggio da Giorgio con la foto del cane Turbo che saluta la Sara e noi salutiamo il grande piccolo Turbo. E do alcune indicazioni che arrivano dall'ASL, perché è partito un dibattito sulla sanificazione delle strade.